Ragazzi, avete proprio letto bene il titolo. Oggi parliamo di lui, il Samsung Galaxy Note 9. Non potete capire quanto è bello. Ma iniziamo subito questo video sulle prime impressioni di questo top di gamma veramente spettacolare. È la parola che dirò sempre. Recensione, unboxing, dappertutto. Iniziamo. Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video del mercoledì. E questa volta un mercoledì di fuoco, perché andremo a parlare di lui, Samsung Galaxy Note 9, uno smartphone spettacolare. Oggi però, prima di iniziare, voglio ringraziare Telefonia Granata per avermi appunto dato questa opportunità spettacolare di provare questo smartphone. E ovviamente vi invito ad andare qui sotto in descrizione, dove trovate l'unboxing completo e dove arriverà anche sul canale sempre di Telefonia Granata la recensione completa. Qui usciranno video leggermente diversi. Ma comunque non vi dimenticate questa cosa e spaccate il tasto del mi piace e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e cosa vi piacerebbe sapere, vedere di questo smartphone. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Ma adesso basta, iniziamo subito a parlare di questo smartphone. Partiamo ragazzi, e partiamo subito col dire che sin dall'unboxing io sono rimasto praticamente innamorato di questo smartphone. Voi lo sapete, io sono affezionatissimo alla gamma Note e questo smartphone veramente mi sta proprio sorprendendo, veramente sto riscoprendo Samsung in modo, capirete bene nella recensione e anche durante questo video un pochettino. Allora, parliamo un pochettino dello smartphone. Partiamo dal fatto che è grande, sì, ma si tiene veramente molto molto bene in mano. Non è tanto pesante, devo dire la verità, mi ha sorpreso anche sotto questo punto di vista. E ovviamente ha come caratteristica principale la pennina, che in questo caso e comunque in questa colorazione blu, ovviamente c'è anche nera, viola, ma comunque la più bella secondo me rimane questa qui, è dotata di una pennina di colore giallo. Inizialmente mi ha fatto un po' storcere il naso, ma devo dire la verità, adesso vedendola comunque accoppiata a questo blu, devo dire la verità che mi dà proprio quel senso di eleganza. Ho detto 50.000 volte, devo dire la verità, e l'ho detta la verità. Ma comunque, andando avanti, un'altra cosa che subito mi ha sorpreso di questo smartphone sin dal primo utilizzo è il display. Io ho un S7 Edge, ho provato un S8 e ho visto anche un S9 Plus. Ma devo dire la verità, vedo questo display dettagliatissimo, ha dei colori spettacolari, sempre ovviamente un Super AMOLED. E veramente ragazzi, non ho altro da dire, spettacolare anche sotto questo punto di vista. Ovviamente abbiamo doppia fotocamera posteriore, voglio fare però un video proprio dove andiamo a analizzare bene queste due fotocamere, e anche il riconoscimento dell'impronta digitale è stato spostato e messo in maniera diciamo più strategica e anche molto molto più comoda. Infatti veramente si va a prendere in maniera semplicissima. Tac, e il gioco è fatto. Un'altra cosa che ho notato sempre dell'impronta digitale è che è veramente veloce e quindi è stata migliorata anche sotto questo punto di vista. E un'altra cosa che mi ha fatto piacere rivedere su questo smartphone è l'entrata AUX per le nostre cuffie, quindi veramente top, anche perché in confezione ci sono sempre le solite HG di veramente altissima qualità. Ovviamente abbiamo l'entrata USB Type-C con la possibilità anche di collegarlo a un monitor e quindi avere anche una specie di PC portatile. Ovviamente abbiamo sempre la parte anteriore, riconoscimento facciale, riconoscimento dell'iride, e quindi secondo me uno smartphone veramente completissimo. Io ragazzi non so più cosa dire per oggi, quindi mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, lasciate un pollice in su, condividete dappertutto questo video, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, andate sul canale di Telefonia Granata. Per oggi è tutto, ci vediamo prossimamente con altri video su questo smartphone. Non ho praticamente più la voce e ciao a tutti e nulla, veramente spettacolare. Per farvi capire, quanto è bello, è troppo fotogenico. Ho fatto un macello per fare questo video, ho messo pannelli dappertutto, cioè è veramente un disastro qua dentro. Ovviamente ho sempre soltanto il 50 mm, quindi mi sono dovuto un po' adattare. Fatemi sapere ovviamente sempre qui sotto nei commenti cosa ne pensate anche di questo, e prossimamente arriveranno tanti aggiornamenti. Adesso basta, ci vediamo.